Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar. Abbiamo circa 20 minuti per un argomento molto vasto come quello dell'aspersione, quindi partiamo subito con la presentazione che ci introduce all'obiettivo di oggi, e cioè chiarisce il tema dell'aspersione a basso volume, analizzarne i concetti base e aprire una finestra sulle possibili applicazioni. Quindi daremo una definizione al termine aspersione a basso volume. Indicheremo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa tecnica. E per ultimo faremo degli esempi sulle applicazioni possibili con l'analisi delle caratteristiche tecniche idrauliche di tali impianti. Innanzitutto, per aspersione si intende che l'acqua di irrigazione cade sul terreno e sulle colture sotto forma di piccole goccioline, e quella a basso volume deve avere precipitazioni comprese tra 2 e 5 mm ora ettaro. L'aspersione a basso volume si adatta su tutti i tipi di terreno, che nella maggior parte dei casi non deve essere sistemato prima della messa in opera dell'impianto. In base alle caratteristiche di bagnatura del sistema irriguo avremo o aspersione localizzata o a copertura totale. Per aspersione localizzata si intende una bagnatura che ha come obiettivo di concentrare la pluviometria intorno ad una pianta, come avviene ad esempio in un frutteto. Nella copertura totale, invece, avremo una bagnatura totale all'interno di un'area determinata dal sesto di impianto che stiamo usando. Questo è un esempio di progettazione per un impianto su frutteto, quindi con bagnatura localizzata. I due pallini rappresentano gli irrigatori posti sul filare a testa in giù e l'area azzurra l'area bagnata. Mentre in questa configurazione gli irrigatori sono posizionati a triangolo su degli stand a testa in su. L'area all'interno del sesto è completamente bagnata con una pluviometria media di quasi 5 mm ora. Quindi siamo in questo caso in presenza di una copertura totale. Vediamo ora quali sono i tipi di irrigatori che vengono utilizzati per l'aspersione a basso volume. Sono mini aspersori, statici o dinamici, comportate mediamente comprese tra 20 e 600 litri ora. Tutti creati con materiali plastici resistenti agli sbalzi di temperatura e sono idonei alla ferta irrigazione. Il loro raggio d'azione è compreso tra 1,5 m e 15 metri. Qui ci sono tre esempi di mini irrigatori. A sinistra abbiamo l'ID700, un spruzzatore con antinsetto, può lavorare sia a testa in su che in giù. Le portate nominali sono da 40 litri ora a 160 litri ora. Al centro abbiamo un F22, un rigatore dinamico doppio ugello con battente per stand, e le portate sono da 510 litri a 690 litri. A destra invece abbiamo il 961, è un irrigatore a turbina, anch'esso antinsetto, in questo caso monogetto, con portate da 120 a 160 litri. L'aspersione a basso volume può essere utilizzata per diverse funzioni, una ovviamente la principale è quella irrigua. Questa può essere primaria o a supporto della goccia, ma torneremo su questa specifica nella prossima slide. Oppure servire per la funzione antiprina, tecnica purtroppo sempre più attuale a causa delle variazioni climatiche che il nostro paese sta subendo. Per la funzione antiprina esistono due metodi di protezione tramite gli irrigatori. Uno è il soprachioma e l'altro è il sottochioma. Il soprachioma può essere a copertura totale oppure localizzato, e addirittura strisce sul filare. Il sottochioma può avere invece un funzionamento in continuo oppure in alternato. In ultimo, può essere utilizzata per la funzione di raffrescamento, come ad esempio la protezione dalle alte temperature in pieno campo su ortaggi e frutta. Come dicevamo, una soluzione su tutte, goccia più aspersione. Abbinando i due sistemi otteniamo senz'altro i migliori risultati. Pensate ad esempio ad un frutteto dove il sistema a goccia diventa il sistema per l'irrigazione e la ferta irrigazione, mentre l'aspersione funge da antiprina e raffrescamento. Oppure un altro esempio è l'applicazione su delle ortive, un campo di ortive, dove il sistema a goccia viene utilizzato per la ferta irrigazione, mentre l'aspersione per l'irrigazione e il raffrescamento. Questa foto è stata scattata a Latina in un impianto di Actinidia. In primo piano vedete l'ID700, il rigatore antinsetto con calata a testa in giù, e
che ha il ruolo in questo caso di antibrina e raffrescamento. In secondo piano della fotografia vedete invece un'ala gocciolante multistagionale autocompensante con gocciolatore cilindrico che funge in questo caso per l'irrigazione e la fertirrigazione. Ma quali sono gli elementi che compongono un impianto di aspersione? Avremo sicuramente una pompa per il prelievo dell'acqua, che potrà essere di diversi tipi, elettrica, con motore a scoppio, ad immersione, a sfioro, eccetera. In base alle caratteristiche dell'acqua, sceglieremo il filtro più adatto, con un filtraggio che va solitamente dai 50 ai 120 mesh, in base alle esigenze degli irrigatori. Possiamo inserire sicuramente anche un sistema di fertirrigazione, che potrà essere sia manuale che automatico. Ovviamente ci sono tutte le tubazioni che portano l'acqua all'impianto, poi gruppi di manovra per la suddivisione dei settori ed infine i nostri irrigatori posti sulle tubazioni laterali. Ogni impianto ha le proprie peculiarità che vengono studiate in sede progettuale. È per questo che è molto importante studiare e personalizzare un impianto in base alla coltura che andremo ad irrigare. Poi, in base alla tipologia dell'acqua che andremo a distribuire, ai materiali utilizzati e alle esigenze del territorio specifico, e così via. In questo disegno vedete un impianto tipo che parte dal lago e va a finire dopo una serie di passaggi ai diversi settori, dove troviamo sia un impianto a goccia che uno ad aspersione. Ma quali sono i vantaggi che l'agricoltore ha utilizzando l'aspersione a basso volume? Per prima cosa la manodopera è limitata. Una volta completato l'assemblaggio dell'impianto, possiamo automatizzarlo e quindi ridurre il lavoro giornaliero. Ci permette di economizzare i volumi di attraccamento, gestendo al meglio ed in base a necessità i turni irrigui. Come abbiamo accennato, un tale impianto può avere una duplice o triplice funzione, quindi irrigua, antibrina o raffrescamento. È sicuramente molto resistente nel tempo perché tutti i materiali che compongono un impianto sono creati con lo scopo di resistere a condizioni estreme. In caso di impianti removibili, come ad esempio un impianto ad aspersione in pieno campo, sono facilmente e velocemente asportabili. Questa slide parla di svantaggi, potremmo dire anche peculiarità, alle quali l'operatore deve adattarsi e conoscere. L'investimento iniziale potrebbe essere elevato, ovviamente in base al tipo di impianto, di cui stiamo parlando. Quelli a pieno campo sono condizionati dal vento, problematica che possiamo comunque contenere con le dovute accortezze progettuali, come ad esempio il restringimento del sesto. Per ottenere un'uniformità perfetta all'interno delle aree bagnate, dobbiamo far lavorare gli irrigatori in sovrapposizione tra loro, pena un coefficiente di uniformità molto scarso, ovviamente questo su una copertura totale. Gli irrigatori bagneranno anche in zone non coltivate. Questo purtroppo potrebbe favorire lo sviluppo di erbe infestanti. In ultimo, se gestita male, c'è anche un rischio maggiore di sviluppo delle malattie. Passiamo alle applicazioni possibili. Nelle prossime slide approfondiremo, per ognuno degli esempi qui riportati, le caratteristiche tecniche idrauliche dell'impianto in oggetto, le tubazioni utilizzate e daremo uno sguardo a qualche progetto. Partiamo con l'aspersione a basso volume per le ortive in pieno campo. Occorreranno dai 50 ai 200 irrigatori per ettaro, questo in base al sesto applicato e anche alle esigenze culturali della specifica ortiva. Da 7 a 15 metri, quindi la distanza tra gli irrigatori, da 750 a 1400 metri a ettaro di tubazioni a seconda della distanza tra le linee, tra 2 a 5 bar la pressione di esercizio dell'acqua e infine da 50 a 80 mesh il livello di filtrazione richiesto. Veniamo alle caratteristiche di un tale impianto. Alcune cose le abbiamo già anticipate nella sezione vantaggi e svantaggi, ma questa volta specifichiamo le caratteristiche in base all'applicazione del sistema. Permette di fare i turni di irrigazione brevi e frequenti, principio questo alla base della microirrigazione, tra le altre cose. Consente uno starter della coltura uniforme. Possiamo abbinare irrigazione con fertirrigazione o irrigazione, fertirrigazione e climatizzazione della coltura. È un sistema a basso consumo energetico, ci fa risparmiare tempo prezioso sulla manodopera. Le piccole goccioline dell'aspersione eliminano l'effetto battente sulle ortive.
Infine, con questo sistema abbiamo un'infiltrazione dell'acqua ad una velocità adeguata per un perfetto assorbimento delle ortive, soprattutto senza sprechi né di acqua né di concime in caso di fertilizzazione. Il sistema sortivo a pieno campo racchiude gli svantaggi visti prima, che l'operatore deve sapere gestire per massimizzare la resa dell'impianto. Per quanto riguarda i costi, va detto che moltissimo influenza il sesto e le tubazioni necessarie. Per il vento di solito basta stringere il sesto di un 10%, cioè avviciniamo gli irrigatori tra loro per ottenere il massimo dell'uniformità. Per tutto il resto, una corretta gestione ci permette di garantire tutte le eventuali problematiche. Le tubazioni normalmente utilizzate per questo impianto sono tubazioni PN4 bassa densità per le laterali, tubazioni PN8-10 alta densità per le testate, oppure delle flat morbido in PVC sia per le testate che per le laterali, con il vantaggio che questo è un tubo calpestabile e molto pratico sia per la messa in opera che per l'asportazione dell'impianto. Questo è un classico sesto utilizzato per un impianto a pieno campo, ottenuto da un programma di calcolo che simula la realtà allo scopo di definirne il modello di irrigatore necessario e definire la portata e la migliore disposizione. I quattro pallini ai lati del rettangolo rappresentano gli irrigatori, in questo caso dei Tavit 920 da 240 litri. Possiamo notare la totale copertura all'interno dell'area bagnata, con un valore di uniformità del 90% ed una pliometria di 4,9 mm, perfetta per una coltura di ortaggi a pieno campo. Ricordo che il coefficiente di uniformità ci permette di verificare la qualità dell'impianto sulla base della distribuzione delle pluviometrie. Queste sono alcune immagini di irrigatori adatti ad impianti su ortive in pieno campo. A sinistra in alto abbiamo l'SX, irrigatore monogetto a cerchio completo con ugello a 25 gradi, disponibile sia nella versione normale che autocompensante. E l'accessorio rosso che vedete è un deflettore 180 gradi, utile per chiudere i bordi del campo irrigato se necessario. In basso abbiamo uno stand 52 con asta di metallo, cioè il supporto per l'irrigatore SX, e anche dell'F22 al suo lato, che ha un irrigatore a battente cerchio completo con ugelli in plastica. Poi abbiamo il 961 nella versione 360 gradi, quella in alto, e in basso nella versione a settore regolabile da 90 a 270 gradi, che ha un irrigatore monogetto con antinsetto. In ultimo abbiamo un 920 a destra, quello che abbiamo visto nella slide precedente della prova, che è un irrigatore di getto con antinsetto. Vediamo ora le specifiche di un impianto in pieno campo su frutteto. Composto da 600 a 1200 microirrigatori per ettaro, con una distanza tra loro che spazia tra 1,5 m e 4 metri circa. Le portate per irrigatore saranno tra i 20 e i 95 litri ora. I metri di tubazione, a seconda ovviamente delle distanze tra le linee, saranno tra i 2.500 e i 3.300 metri circa. Le pressioni di esercizio in gioco da 2 a 4 bar. Il livello di filtrazione richiesto questa volta si alza a 120 mesh perché le portate degli irrigatori sono solitamente più basse per questo tipo di impianto. Le caratteristiche di questo tipo di impianto ci permette di fare turni irrigui brevi e frequenti, di avere una bagnatura uniforme sulla fila, evitando di bagnare le sezioni di campo non piantate. Possiamo usare la fertirrigazione, che può essere automatizzata, come può essere automatizzata anche l'irrigazione. Come già detto, duplice funzione, anteprima e raffrescamento. Impianto a basso consumo energetico, e anche qui la pliometria sarà calcolata in base alla velocità di infiltrazione dell'acqua. Le tubazioni solitamente utilizzate qui sono polietilene PN4 bassa densità per le laterali, polietilene PN6 bassa densità per le testate e anche per lo stesso scopo tubazioni polietilene PN10 alta densità. Possiamo anche scegliere tubazioni PVC PN da 6 a 10. Il progetto rappresentato nella slide è di un impianto in aspersione su actinidia.
A sinistra vediamo un gruppo di manovra con sistema radio. Vedete l'antenna collegata a due elettrovalvole a cui darà l'impulso di aprirsi e chiudersi, in base alla programmazione che noi scegliamo da una centralina di controllo. A destra invece vediamo la suddivisione dei settori che il progettista calcola in base alle portate in gioco, ai turni di irrigazione e alle tubazioni scelte. La parte progettuale è la fase più importante di un'installazione di un nuovo impianto. Essa è la soluzione che fa sì che l'impianto funzioni alla perfezione. Questi sono tre esempi di microirrigatori per applicazioni su frutteto. A sinistra abbiamo l'861, installabile con o senza picchetto, sia a testa in su che a testa in giù, può lavorare. Lavora con pressioni molto molto basse e può essere utilizzato come antibrina e controllo microclima. L'831, testa in su, con stand o puntale, anch'esso lavora a pressioni molto basse. E infine a destra abbiamo l'866, testa in giù, senza ponte. In ultimo analizziamo insieme l'applicazione per serre o tunnel. Innanzitutto le caratteristiche dei microirrigatori, che sono creati con materiali plastico ad alta resistenza a soluzioni a basso pH per la fertirrigazione. Possiamo avere diffusori statici o dinamici, ugelli con portate da 30 a 300 litri ora, versioni che vanno da monoponte, doppio ponte o senza ponte. Esistono sia nella versione normale che autocompensante e gli accessori sono molteplici. Importantissimo, ad esempio, la valvola antigoccia che viene installata nella calata insieme normalmente a degli stabilizzatori o pesi che servono per non far oscillare l'irrigatore durante il funzionamento. L'impianto di aspersione di una serra deve essere progettato con un altissimo valore di uniformità, al di sopra del 90%, pena una copertura dell'area bagnata non sufficiente a garantire una crescita omogenea delle culture. La pluviometria è mirata e studiata, in base ovviamente alla cultura e al substrato di coltivazione. Nella serra i microirrigatori hanno diversi utilizzi, come ad esempio la nebulizzazione per la climatizzazione della serra, o l'aspersione per l'irrigazione, oppure per la chemicazione. In ultimo vengono utilizzati anche per la fertirrigazione. Qui ci sono altri tre esempi, a sinistra l'866 che può essere sia dalla versione normale che autocompensante, è un microirrigatore dinamico a testa in giù. Invece al centro abbiamo un 803 che è un irrigatore normale, è un mini irrigatore testa in giù monogetto con ponte. A destra invece abbiamo un EXL che è un nebulizzatore fogger. Questo possiamo averlo sia con un ugello, due gelli o a quattro gelli a croce. Questa è una foto di una serra scattata a Latina dove vediamo le calate dell'866. Questa invece è stata scattata nelle Marche, qui vediamo invece sempre l'866 in azione, un impianto acceso. Questo è il progetto della serra che avete appena visto nella foto. Sono state realizzate nelle Marche da un importante produttore di quarta gamma. Il sesso utilizzato in questo caso è di 4 metri tra le file e 2 metri tra gli irrigatori sulla fila, come vedete qui nel progetto. Vorrei farvi notare l'elevatissima percentuale di uniformità che otteniamo con questo sesso, che è addirittura del 98% con una pluviometria di 15 mm ora. Questo significa che abbiamo ottenuto una copertura perfetta, soprattutto per il tipo di cottura che fanno in questo sito, cioè la quarta gamma. Ho una piccola checklist di fine stagione. Prima di spegnere o rimuovere il nostro impianto d'aspersione, è bene utilizzare questa piccola checklist per la manutenzione. Essa deve essere anticipata comunque dai soliti controlli di tutto l'impianto, quindi il controllo e pulizia dei filtri, pulizia e controllo del sistema di iniezione dei fertilizzanti e il controllo e pulizia delle valvole e degli sfiati. Infine il lavaggio con acidi degli irrigatori, se necessario, spurgo delle linee laterali, sostituzioni degli irrigatori rotti e verifica degli attacchi delle linee.
Siamo alle conclusioni, quattro punti fondamentali per riassumere queste poche cose che ci siamo potuti dire oggi nei 20 minuti. Prima cosa, prima di installare in qualsiasi impianto di aspersione, noi consigliamo sempre di fare un progetto. Seconda cosa, l'impianto va tarato sempre in base alle esigenze culturali, quindi partiamo dalla pianta e non da idee o modi. Punto 3. Partiamo con l'idea che è necessario fare alcuni tipi di analisi, tipo quella del terreno, quella dell'acqua che sarà sicuramente necessaria, e poi dobbiamo considerare i venti predominanti in caso di impianto in pieno campo, ovviamente. 4. Spesso vedo in campagna impianti fatti con materiali acquistati a spot, cioè tutti differenti tra loro. La miglior cosa che consiglio è scegliere sempre una soluzione unica e completa. Questa è l'ultima slide, io vorrei fare uno speciale ringraziamento al mio amico e collega Mister Micro Enrico, che spero ci stia seguendo dal lontano Brasile. E con questa slide io ho finito, spero di essere stato sufficientemente chiaro e rimango qui per eventuali domande.